A tutti voi benvenuti al consueto appuntamento di fine anno con un anno di cronaca a cura della redazione del TG Maxx. In studio per ripercorrere i principali avvenimenti del 2013 anche il direttore Leonarda D'Alonso. Ben trovati a tutti i nostri telespettatori. Partiamo subito nel primo trimestre relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo. La cronaca ci consegna proprio agli inizi dell'anno gli attentati del bombarolo Roberto Di Santo, catturato dopo 8 giorni a Rosciano nel Pescarese. Non mancano purtroppo gli omicidi all'Aquila e Montesilvano sullo sfondo, crisi di gelosia e rapporti chiusi non accettati. Sul fronte giudiziario si concludono con le sentenze di primo grado, importanti processi finiti anche alla ribalta delle cronache nazionali. Il riferimento è allo stupro della studentessa universitaria di Tivoli, avvenuto al di fuori di una discoteca a Pizzoli. Il tribunale condanna 8 anni di reclusione l'ex militare Francesco Tuccia, condanna che verrà confermata anche in appello. Sentenza di primo grado anche per il crollo della casa dello studente all'Aquila, 4 le condanne. A Pescara invece tutti assolti gli imputati nell'ambito del processo Housework su presunte tangenti in appalti pubblici al comune. E poi lo scandalo sanitario legato all'assistenza domiciliare integrata a Lanciano. Centinaia di pazienti si sono ritrovati all'improvviso, da un giorno all'altro, senza assistenza né farmaci necessari alle terapie in corso. Alle proteste di malati e familiari e agli esposti in procura, ASL di Chieti e Regione hanno risposto con l'inappropriatezza riscontrata in centinaia di casi. Ma rivediamo tutto nel primo blocco relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo. Anno nuovo, vecchia solfa. Come il 2012 e l'anno ancora prima, il 2013 si apre con nuovi aumenti in un copione che si ripete inesorabilmente con l'arrivo del 1° gennaio. È del 7,5% in più la tariffa sulle autostrade A24 e A25 contro la media nazionale degli aumenti dei pedaggi autostradali del 2,9%. E non sarà l'unico aumento che i cittadini subiranno nel corso dell'anno. Primo fra tutti il nuovo aumento dell'IVA che passerà dal 21 al 22%. Ma in Abruzzo i primi giorni del 2013 sono segnati dalla caccia all'uomo che tra l'8 e il 16 gennaio ha compiuto 3 attentati incendiari. Roberto Di Santo, 58 anni, prima ha tentato di far saltare in aria una villetta, Villanova di Cepagatti. L'ordigno artigianale è stato disinnescato dal GIS. In un video l'uomo spiegava che non riusciva a portare avanti nel modo adeguato i lavori di ristrutturazione dell'appartamento della sorella, a causa di continui litigi con l'inquilina della casa al piano superiore. Per questo ha prima deciso di incendiare l'auto della donna e poi di realizzare la bomba artigianale. Ricercato in tutta Italia, è riuscito anche a far esplodere l'auto della sorella davanti al portone d'ingresso del tribunale di Chieti. Infine ha dato alle fiamme una ex casa famiglia nella zona di Chieti Scalo, dove si era rifugiato. L'uomo è stato catturato il 18 gennaio. Si nascondeva in un casolare a Rosciano con il suo camper. Aveva intenzione di colpire ancora in Parlamento, in carcere e sui treni. Omicidio-suicidio a Montesilvano. Preso da una crisi di gelosia nei confronti della donna con cui aveva una relazione, un pensionato 68enne di Pianella, Damiano Verna, si è chiuso in ascensore con Ilaria Angelini, 65enne di Montesilvano, gettando liquido infiammabile addosso a entrambi e appiccando il fuoco. I due, semicarbonizzati, moriranno entrambi. Solo un mese prima la donna aveva denunciato l'ex amante per atti persecutori. Duplice omicidio all'Aquila, all'esterno di un supermercato. Passionale il movente, Buran Kaplani, 48 anni, uccide prima la ex moglie e poi il nuovo compagno con 2 colpi di pistola. Tra i due era in corso una causa di separazione. Si conclude invece con la condanna a 8 anni di reclusione il giudizio di primo grado emesso dal Tribunale dell'Aquila a carico dell'ex militare Francesco Tuccia. Il 23enne di Monte Frandani, in provincia di Avellino, è accusato di aver stuprato una giovane studentessa di Tivoli la notte tra l'11 e il 12 febbraio del 2010, fuori da una discoteca di Pizzoli. Dopo una brutale violenza, la giovane fu lasciata esanime e insanguinata in mezzo alla neve del piazzale del locale e fu salvata dall'intervento di Pino Galli, uno degli addetti alla sicurezza, che dopo averla soccorsa allertò il 118. Condannato all'ergastolo invece dalla Corte d'Assise di Teramo, William Adamo, 60 anni, ex imprenditore di Alba Adriatica, accusato dell'omicidio della moglie Maria Rosa Perrone, uccisa a coltellate il 16 ottobre 2011 nella sua auto.
Dopo due mesi dall'omicidio, il 26 febbraio viene arrestato l'assassino di Michela Strever, la pensionata 73enne trovata morta nella sua abitazione a Vasto con le mani legate e fazzoletti in bocca. In manette il marocchino Matoui Hamid, 36 anni. E il 22 ottobre verrà condannato in primo grado a 30 anni di reclusione con l'accusa di omicidio volontario. Nell'ambito dei processi attivati per accertare le responsabilità dei crolli a seguito del terremoto del 2009, il Tribunale dell'Aquila ha emesso 4 ordinanze nel processo sul crollo della Casa dello Studente in via 20 settembre, che provocò la morte di 8 studenti universitari il 6 aprile del 2009. Condannati a 4 anni di reclusione Bernardino Pace, Pietro Centofanti e Tancredi Rossicone, tecnici autori dei lavori di restauro del 2000. Condannato a 2 anni e mezzo Pietro Sebastiani, tecnico dell'azienda per il diritto agli studi universitari. Il PM Fabio Picuti, durante la requisitoria, dice: bastava che i 3 imputati avessero preso visione del progetto dell'edificio e si sarebbero accorti che era un castello di carta. A Pescara, invece, il tribunale assolve tutti i 24 imputati del processo Housework su presunte tangenti in appalti pubblici per non aver commesso il fatto. Tra questi, anche l'ex sindaco Luciano D'Alfonso. Per lui, il PM Barone aveva chiesto 6 anni. Primo sequestro di beni nel 2013 per 1 milione di euro a carico di una famiglia rom in provincia di Pescara. Il sequestro anticipato dei beni immobili è stato eseguito in base al codice delle leggi antimafia, che consente sequestro e successiva confisca di patrimoni illecitamente accumulati da persone ritenute socialmente pericolose. Il capo famiglia è Vincenzo Bevilacqua, 48 anni, legato in passato al clan Cassotta, operante in Basilicata. Non si ferma neanche la lotta alla droga. All'Aquila, il centro operativo autostradale d'Abruzzo sequestra 45 kg di marijuana trasportati in auto da 2 corrieri albanesi. L'operazione viene dedicata al capo della polizia, scomparso qualche giorno prima, Antonio Manganelli. L'inchiesta, avviata dalla procura di Lanciano sul rilascio di false licenze e noleggio auto con conducente, coinvolge 30 comuni in tutta Italia, 64 le persone indagate, 3 gli arresti. Fulcro delle indagini, il comune di San Vito Chietino, dove dal 2007 al 2011 sarebbero state rilasciate 50 licenze che finivano sulla piazza di Roma. Sul fronte sindacale, invece, la piega che prenderà il 2013 si vede subito. A Vasto, al rientro dalle vacanze, i 32 dipendenti della New Trade trovano i cancelli chiusi. Sul posto, carabinieri, sindaci e dipendenti torneranno al lavoro solo in 13. Il dragaggio del Porto Canale di Pescara stenta a partire. I vertici dell'Associazione degli Armatori si dimettono per protesta. L'inchiesta, aperta dalla Procura distrettuale antimafia di L'Aquila sul blocco dei lavori e il sequestro della draga nel 2011 per impedire l'immersione di sedimenti portuali contaminati da DDT ed evitare un danno all'ecosistema marino, porta a 2 arresti con le accuse di turbativa d'asta e gravi violazioni alle normative disciplinanti gli appalti pubblici nella gara per il terzo lotto di lavori per il dragaggio del Porto Canale. Ai domiciliari finiscono Angelo Taraborrelli, ex consulente esterno di vari comuni del Pescarese ed è responsabile unico del procedimento per il dragaggio, e Giuseppe Biscontin, ex funzionario del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Venezia. Sul fronte sanitario scoppia il caso ADI a Lanciano, dove su 1.100 pazienti da un giorno all'altro in 700 si ritrovano senza assistenza domiciliare integrata, malati di sclerosi in carrozzina, paralizzati, con l'artrite reumatoide deformante, anziani allettati restano all'improvviso senza fisioterapisti e senza medicinali. Familiari e pazienti protestano al distretto sanitario con la responsabile dei disagi, il nuovo direttore Rosa Borgia. Assordante il silenzio di ASL e Regione, anche davanti al caso di una bimba di 7 mesi, denunciato dal TG1, che a causa delle lunghe liste di attesa non riesce ad accedere alle cure. La nonna della piccola ha presentato un esposto in procura. Intanto la bimba è dovuta rivolgersi a una struttura fuori regione, a Cremona, a pagamento. Dopo 7 mesi di forti proteste, la Borgia viene sostituita da Emidio Mastrovecchio, direttore del distretto sanitario di Chieti, cui spetterà risolvere 2 importanti problemi: il caso della riorganizzazione dell'assistenza domiciliare integrata e la riabilitazione negata nei centri accreditati ASL per cronica mancanza di fondi. La politica regionale, però, con il governatore Gianni Chiodi, continua a parlare di risanamento della sanità pubblica.
Nel secondo trimestre del 2013 sale la tensione tra la marineria pescarese a causa del mancato dragaggio del Porto Canale. I pescatori torneranno ad occupare l'asse attrezzato e solo a maggio, dopo 2 anni di fermo e milioni di danni economici per l'intero comparto, la flotta peschereccia potrà tornare in mare. Caldo il fronte sindacale con numerose vertenze da chiudere, la crisi economica costringe anche la multinazionale come la Honda in Val di Sangro alla mobilità. La cronaca ci consegna nuovi omicidi e gravi episodi di bullismo. Sul fronte della lotta alla criminalità continuano i sequestri di droga e di beni a famiglie rom. Nuova inchiesta nell'ambito della ricostruzione post-sisma all'Aquila, scoppia il caso dei MAP in moduli abitativi provvisori realizzati con materiali scadenti. Un maresciallo del genio militare viene arrestato. E sul fronte ambientale in 10.000 scendono in piazza a Pescara per difendere la costa dei Trabocchi dal progetto Umbrina Mare. Nuovo allarme per la bonifica della mega discarica di Bussi. Tra le sostanze inquinanti c'è anche la diossina. Rivediamo tutto nel trimestre aprile-maggio-giugno 2013. Dopo tensioni, rabbia, promesse dei politici non mantenute, analisi e controanalisi dell'Arta e una nuova manifestazione di protesta dei pescatori, tornati a bloccare l'asse attrezzato con sedie e tavolini, finalmente iniziano i lavori per il dragaggio del porto di Pescara. A metà aprile arriva anche una seconda draga, la Cobra 1, che appena un mese dopo urterà con il braccio le due campate del Ponte del Mare, colpendo la prima direttamente e la seconda di rimbalzo dopo il colpo di frusta, cadendo poi sull'imbarcazione dove c'erano gli operai. Per fortuna non c'è stato nessun ferito. A fine maggio, dopo 2 anni di fermo, finalmente la flotta peschereccia di Pescara riprende il mare. Secondo gli imprenditori marittimi, il danno economico comprensivo dell'indotto è stato intorno ai 40 milioni di euro. Caldo anche il fronte sindacale, con la crisi che non accenna a diminuire. Dei 170 licenziamenti previsti nel progetto di rilancio della Honda di Atessa, ben 133 lavoratori hanno aderito alla fuoriuscita incentivata. Dal 2008 a marzo 2013 la crisi della Honda è impressionante. 404 lavoratori a tempo indeterminato e 65% di produzione in meno. Dopo ore di sciopero, presidi e manifestazioni, la Sixty, Confindustria Chieti e Banca di Credito Cooperativo Abruzzese raggiungono l'accordo per l'anticipo del trattamento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per i lavoratori in attesa dell'erogazione da parte dell'INPS. Ad ottobre il Tribunale di Chieti omologherà il concordato preventivo depositato dalla Sixty. Degli oltre 360 lavoratori ne resteranno solo 50. All'Aquila, davanti all'emiciclo, manifestazioni di protesta dei lavoratori del settore edilizia. Nell'ultimo anno sono stati 12.000 i posti di lavoro persi e 30.000 le persone messe in cassa integrazione. In piazza Pescara scendono anche associazioni, disabili, anziani, operatori per protestare contro i tagli effettuati da Regione e Governo nazionale ai fondi per il sociale. La protesta delle carrozzine determinate approderà anche in Consiglio regionale. Dopo 5 anni e una lunga serie di proteste, ad ottobre la SISE regionale stanzierà 1 milione di euro per i rimborsi ai disabili e alle loro famiglie per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni. Fronte compatto per la difesa della costa abruzzese dall'assalto del petrolio. In 10.000, secondo i dati della Questura di Pescara, partecipano alla manifestazione No Petrolio contro il progetto Umbrina Mare, che prevede una piattaforma al largo della costa dei Trabocchi. In corteo associazioni, sindacati, comuni, province di Chieti e Pescara, regione Abruzzo, 3 diocesi, Pescara, Chieti e Lanciano, 4 parchi, 7 riserve. Ancora ferma al palo la bonifica della mega discarica di rifiuti tossici di Bussi sul Tirino dopo 6 anni dal sequestro. I rischi di contaminazione per l'ambiente circostante restano alti. Tra le sostanze inquinanti, ora è emersa anche la diossina. I nuovi dati sono stati diffusi dal WWF, tornato a lanciare l'allarme. Occorre intervenire immediatamente. A rassicurare l'Abruzzo il ministro dell'Ambiente Andrea Orlando. I 50 milioni di euro per la bonifica sono stati trasferiti al commissario Goio. La priorità ora è bloccare l'inquinamento. Anche nel secondo trimestre dell'anno la cronaca occupa le prime pagine di giornali e le aperture dei TG.
Ad Alba Adriatica, Gabriele Di Clemente, 72 anni, viene ucciso in casa con 30 coltellate sferrate con un coltellino svizzero da Andrea Marsili, 43 anni, al termine di una cena. L'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una violenta lite a causa di una piccola somma di denaro. A Pescara, nuova sparatoria in viale Primovere, all'altezza di viale Alcione. Un uomo di 40 anni, Fabrizio Grimani, viene raggiunto da un colpo di pistola alla gamba sinistra. A sparare sarebbe stato un uomo che viaggiava su una moto con il volto coperto da passamontagna e casco. Alla polizia la vittima nota le forze dell'ordine per reati di truffa, falso, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, ha detto di non avere idea di chi sia stato a sparargli. A Canosa Sannita, una donna 53enne con disturbi psichici accoltella la madre 90enne e poi chiama i carabinieri. Il tentato omicidio sarebbe stato causato da un raptus. La 53enne non ce la faceva più a sopportare la condizione dell'anziana madre, bisognosa di cure quotidiane che lei stessa le assicurava. A Chietiscalo, invece, un 50enne in cura presso il centro di igiene mentale, dopo l'ultimo alterco con l'anziana madre per futili motivi, la strangola nel letto. Momenti di follia a Vasto, dove in pieno centro quattro teppisti minorenni hanno selvaggiamente picchiato un coetaneo con due estintori, provocandogli gravi lesioni. I quattro sono stati denunciati per lesioni personali. Una sigaretta negata fa scattare la punizione del branco. In cinque aggrediscono un 17enne nel centro di Pescara. Il gruppo, composto da un maggiorenne e quattro minorenni, è stato individuato grazie all'opera di due amici della vittima che, con l'aiuto di internet, si sono improvvisati investigatori. Sulla pagina Facebook il capobranco aveva scritto «Dio perdona, la banda no». Vittima della legge del branco anche un 25enne di Chieti. Il gruppo non accetta che la ex di un amico frequenti un altro dello stesso gruppo. Così iniziano a perseguitarlo, minacciandolo e picchiandolo, fino ad appiccare il fuoco alla sua abitazione. In una circostanza il 25enne fu addirittura inseguito fin davanti alla caserma dei carabinieri di Chietiscalo. In manette finiranno tre giovani, tutti di Chieti. Momenti di forte tensione davanti al Tribunale di Pescara per la prima udienza preliminare relativa al processo per l'omicidio del giovane ultrapescarese Domenico Rigante. Cinque gli imputati: Massimo Ciarelli, 29 anni, accusato di omicidio volontario premeditato in concorso con i cugini Luigi, Antonio e Angelo e il nipote Domenico. Al termine dell'udienza, che si è svolta a porte chiuse, alcuni componenti della famiglia Ciarelli e un gruppo di ultra si affrontano con parole grosse e insulti fino a sfiorare la rissa. A riportare la calma le forze dell'ordine, che hanno sequestrato bastoni e mazzi ai rom. Offese anche all'indirizzo dell'avvocato Carlo Taormina, legale dei Ciarelli, preso a parolacce all'uscita dall'aula dai tifosi. Scoppia il caso delle false licenze dei taxi. Il Tribunale Collegiale di Lanciano dispone il trasferimento a Pescara per competenza territoriale degli atti processuali. Le indagini hanno coinvolto 19 comuni in tutta Italia con 63 persone indagate e 3 arrestate. Gli inquirenti hanno accertato che le false licenze sono state tutte vendute sul mercato dei taxi di Roma a prezzi considerevoli, anche fino a 20.000 euro. Quattro intestatari fittizi, due persone nel Frentano, una nell'Aquilano e una società di 1.451 veicoli, sono stati scoperti in Abruzzo dalla Polizia Stradale nell'ambito di un'operazione condotta su tutto il territorio nazionale contro il fenomeno dell'intestazione fittizia di 10.000 veicoli radiati dalla circolazione. Secondo le indagini, molti mezzi erano in uso a persone di etnia rom e albanese, con precedenti penali per rapina e furti in abitazione. Rapina con Kalashnikov in un supermercato dell'Aquila. I banditi hanno atteso che le guardie giurate di un istituto di vigilanza uscissero dallo stabile con alcuni sacchi pieni di denaro. L'azione è stata fulminea, senza sparatoria. Ad agire sono stati in quattro con il volto coperto. Il bottino è di circa 100.000 euro, ma nel blindato dei libri c'erano altri 900.000 euro. Stesse modalità sono state utilizzate per mettere a segno una rapina nel parcheggio di un centro commerciale di Cepagatti. Ad agire tre uomini che hanno assaltato il portavalori della Scort Italia, sorprendendo le guardie giurate mentre caricavano i sacchi di denaro sul furgone. Il comando provinciale dei carabinieri dell'Aquila stronca un traffico internazionale di droga. Cinque le persone arrestate, 7 chili di cocaina sequestrati, indagate a vario titolo 44 persone, 14 italiani, 29 dominicani, una colombiana.
ammonterebbe ad alcuni milioni di euro il giro d'affari usurai scoperto dai carabinieri di Pescara. Vittime artigiani, commercianti e imprenditori nel Chietino e nel Pescarese, ai quali venivano chiesti interessi oltre il 15% per pochi giorni. Per tre frentani scattano i domiciliari. Altre quattro persone sono indagate a piede libero. Sul fronte della ricostruzione aquilana scoppia il caso dei MAP, i moduli abitativi provvisori costruiti con materiali scadenti. L'inchiesta porta all'arresto del maresciallo del genio civile Rocco Ragone e all'iscrizione sul registro degli indagati di nove persone. Intanto il mancato sblocco dei fondi per la ricostruzione post-sisma spinge il sindaco Massimo Cialente a mettere in scena una clamorosa protesta che si concretizza nella riconsegna della fascia tricolore al presidente Napolitano e nel far staccare le bandiere da tutti gli uffici pubblici. La protesta rientrerà il 13 giugno, ma la ricostruzione continua a procedere molto lentamente con fondi incerti. Curiosa la polemica sorta a Francavilla per il taglio di 44 tigli su Viale Nettuno, disposto dall'amministrazione comunale nell'ambito di un progetto per il rifacimento dei marciapiedi. Il caso sarà addirittura oggetto di un'interrogazione ai ministri dell'Agricoltura e dell'Ambiente ad opera del deputato del SEL Gianni Melilla. Alla fine saranno tutti abbattuti. Dopo 20 anni viene riattivata la filovia di Chieti. 5 nuovi mezzi che prendono servizio sulla tratta numero 1 che collega la parte alta della città allo scalo e all'ospedale. E fioccano le prime multe alle auto in sosta vietata. L'amministrazione comunale avverte tolleranza zero verso i cittadini incivili. Intanto la città continua a dover fare i conti con i ladri di tombini. Negli ultimi 3 anni ne sono stati rubati 100, con un forte danno erariale alle casse comunali e un grave attentato all'incolumità pubblica. A segnare l'estate 2013 è il tragico evento di Città Sant'Angelo, dove lo scoppio della fabbrica pirotecnica di Giacomo farà 5 vittime, 4 appartenenti alla famiglia titolare dell'azienda e un vigile del fuoco che morirà qualche mese dopo a causa delle gravi ferite riportate nell'incendio. Un episodio che ha scosso profondamente l'intera comunità angolana. In estate, a distanza di 5 anni dagli arresti, il Tribunale di Pescara emette la sentenza di primo grado su Sanitopoli, il processo relativo a presunte tangenti nella sanità abruzzese. Confermato l'impianto accusatorio, l'ex governatore Ottaviano Del Turco viene condannato a 9 anni e mezzo di reclusione. Sul fronte economico, buone notizie per la Sevel di Atessa. Torna in visita l'amministratore delegato Fiat, Sergio Marchionne, che annuncia 700 milioni di investimenti. E alla regione chiede la realizzazione di infrastrutture. 2 gli scandali nella pubblica amministrazione. A Chieti viene arrestato l'assessore comunale alle politiche della casa. Secondo l'accusa, avrebbe chiesto prestazioni sessuali in cambio dell'assegnazione di alloggi popolari. L'altro riguarda un giro di corruzione, turbata libertà degli incanti e truffa che coinvolge i vertici di ACA e ATER di Chieti. Anche in questo trimestre la cronaca registrerà un nuovo omicidio. Un pensionato 73enne, stanco di subire angherie, decide di farsi giustizia da sé e uccide con un colpo di fucile la sua stalker a Bellante. Rivediamo tutto nel terzo trimestre relativo ai mesi di luglio, agosto e settembre. L'amministratore delegato Fiat Sergio Marchionne torna in visita allo stabilimento Sevel di Atessa e annuncia un investimento di 700 milioni di euro. Dal 1981 lo stabilimento, nel quale lavorano 6.200 persone, produce il Ducato. Marchionne però chiede all'Abruzzo di migliorare le infrastrutture con il completamento della Fondovalle Sangro e il potenziamento dei porti commerciali. Polemiche per l'assenza del presidente della Camera, Laura Boldrini, che ha declinato l'invito a partecipare per impegni istituzionali già presi, anche se nella lettera ha aggiunto una nota polemica: non sarà certo nella gara al ribasso sui diritti e sul costo del lavoro che potremo avviare la ripresa. All'incontro di Marchionne con i vertici regionali era assente anche la Fion CGL, unico sindacato a non essere stato invitato. A Gissi, presidio a oltranza delle operaie ex Golden Lady davanti allo stabilimento in Valsinello per impedire ai titolari della Silda Invest di prelevare materiale dalla fabbrica. Sono in attesa di stipendi arretrati e garanzie per il futuro, dopo il licenziamento in blocco di circa 160 lavoratrici che si sentono truffate, prima l'assunzione e poi il licenziamento. Carmine De Nicola, capo di una cordata che si è aggiudicata l'asta di Villa Pini per 31 milioni e 50 mila euro, non si presenta in tribunale per formalizzare l'acquisto. La società Policlinico Santa Maria De Criptis
contesta l'inventario dei beni e presenta reclamo che verrà però respinto. La clinica Villapini, gioiello dell'impero di Vincenzo Angelini, sarà aggiudicata alla seconda società che aveva partecipato all'asta con un'offerta di 31 milioni di euro, la casa di cura Santa Camilla. La società è formata dagli imprenditori della sanità privata abruzzese Luigi Pierangeli e Concetta Petruzzi, Lorenzo Spatocco e Lucia Di Lorenzo per 31 milioni di euro. Intanto, sindacati e nuova proprietà siglano l'accordo. Entro il 30 giugno 2014 i dipendenti saranno 462, di cui 308 a tempo pieno. Nel bacino minerario pescarese acque agitate alla Italcementi di Scafa. I dipendenti occupano la Tiburtina per protestare contro la chiusura annunciata dalla società per il 31 gennaio 2014 in violazione degli accordi nazionali che prevedono un piano di ristrutturazione e riorganizzazione con la cassa integrazione fino a gennaio 2015 per il 50% degli addetti e nessuna chiusura. Dal 1 febbraio 2014 i lavoratori andranno in cassa integrazione. Anche i dipendenti del cementificio di Pescara, di proprietà della Sacci S.p.A., scendono in strada per protestare contro la chiusura del sito di Via Raiale. I 100 lavoratori chiedono alle istituzioni di attivarsi per la riconversione dello stabilimento. Nessuna speranza resta invece ai 23 dipendenti dell'ACS in Val di Sangro. L'azienda, che produce la spugna per i sedili del Ducato, come aveva più volte annunciato, trasferirà il lavoro a Cassino. Non si placano le scaramucce tra i tassisti pescaresi del Cotape e quelli chietini del Cometa per la presenza dei taxi all'interno dell'aeroporto d'Abruzzo. Sotto accusa il decreto del presidente Chiodi. I tassisti pescaresi, che ritengono illegittimo il posteggio dei colleghi chietini presso lo scalo aereo, contestano anche l'utilizzo da parte dei colleghi del radiotaxi prefissato 085, che creerebbe confusione nella clientela. Finalmente, dopo quasi 5 anni, il 22 luglio il Tribunale Collegiale di Pescara emette la sentenza di primo grado relativa al processo su presunte tangenti nella sanità privata abruzzese, che vedeva alla sbarra 25 persone e due società. I giudici hanno di fatto confermato l'impianto accusatorio, condannando l'ex governatore della regione, Ottaviano Del Turco, a 9 anni e 6 mesi di reclusione. I PM ne avevano chiesti 12. Condanne pesanti anche per l'ex manager dell'ASL di Chieti, Luigi Conga, e l'ex capogruppo regionale del PD, Camillo Cesarone, condannati a 9 anni. 6 anni e 6 mesi di reclusione invece per l'ex segretario generale dell'ufficio di presidenza della regione, Lamberto Quarta. 4 anni per l'ex parlamentare PDL Sabatino Aracu. Condannati anche gli ex assessori regionali Antonio Boschetti alle attività produttive e alla sanità, Berardo Mazzocca, rispettivamente a 4 e 2 anni. Condannato a 2 anni Francesco Di Stanislao, ex responsabile dell'Agenzia Sanitaria Regionale, a 1 anno e 6 mesi per Luigi Cosenza, ex responsabile delle commissioni ispettive regionali permanenti. Per Mazzocca, Di Stanislao e Cosenza la pena è stata sospesa. Tra i condannati anche il grande accusatore Vincenzo Angelini, per lui i giudici hanno decretato 3 anni e 6 mesi di reclusione. Del Turco, Quarta, Cesarone, Boschetti, Mazzocca, Di Stanislao, Cosenza, Angelini dovranno risarcire la Regione Abruzzo in solido per 10 milioni di euro. Del Turco dovrà sborsare il 30% dell'intera somma. Presente in aula per la lettura della sentenza anche l'ex procuratore della Repubblica di Pescara, Nicola Trifuoggi, in pensione dal 2012, che ha guidato il pool di magistrati. È una sentenza, ha detto, che ristabilisce la verità su un fatto doloroso per l'Abruzzo. Sono soddisfatto della sentenza e della bontà e del lavoro fatto dalla Procura. Tragedia a Villa Cipressi di Città Sant'Angelo, dove il 25 luglio l'esplosione della fabbrica pirotecnica Di Giacomo ha causato la morte di 4 persone: il titolare dell'azienda Mauro, 45enne, il figlio Alessio di 22 anni, lo zio Federico, 50enne, e il cugino Roberto, 39 anni. L'esplosione ha raso al suolo mezza collina, spargendo pezzi di cemento, mattoni e tegole nel raggio di chilometri. 6 feriti, tra i quali il fratello 17enne di Alessio. Purtroppo alle 4 vittime se ne aggiungerà una quinta. Il 29 ottobre infatti muore anche il vigile del fuoco di Pescara, Maurizio Berardinucci, a seguito delle gravi ferite riportate nello scoppio della fabbrica. Grande il dolore che la tragedia ha provocato in tutta la comunità. E poteva trasformarsi in tragedia anche l'incendio che il giorno dopo a mezzanotte ha distrutto il colorificio Val Pescara. Per fortuna all'interno dell'edificio non c'era nessuno. Nuova sparatoria a Pescara nel quartiere Rancitelli. Claudio Di Risio, ex componente della banda Battestini, viene gambizzato sotto casa appena 2 giorni dopo essere uscito dal carcere. I carabinieri arrestano Roberto Martelli, 33enne pluripregiudicato,
La Corte d'Assise di Chieti condanna a 21 anni di reclusione Angelo Ciarelli per omicidio preterintenzionale. Secondo i giudici è lui l'autore dell'omicidio di Tommaso Cagnetta, ucciso con un colpo di pistola il 2 luglio del 2012 nel cortile del cosiddetto Ferro di Cavallo a Pescara. L'uomo, 39 anni, è il fratello maggiore di Massimo Ciarelli, il rom accusato di aver ucciso il tifoso del Pescara, Domenico Rigante. Termina in tragedia la lunga serie di litigi e denunce per molestie e angherie tra due condomini a Bellante. Un pensionato 73enne, Mario Ciabattoni, decide di farsi giustizia da sé. Uccide con un colpo di fucile sparato da una finestra della sua abitazione la sua stalker, Felicia Mateo, una dominicana di 49 anni. La donna, morta sul colpo, è stata raggiunta alla schiena subito dopo essere scesa dall'auto. L'uomo, che dichiara di essersi pentito aggiungendo che per lui si è trattato di una liberazione, è accusato di omicidio premeditato aggravato da futili motivi. A San Salvo sei vigili urbani vengono iscritti nel registro degli indagati con le accuse di falsità materiale in atto pubblico, concorso e abuso d'ufficio relativamente alla gestione delle multe elevate. Il periodo esaminato è quello compreso tra il 2008 e il 2011. Scandalo a luci rosse a Chieti. Avrebbe chiesto prestazioni sessuali in cambio dell'assegnazione di alloggi popolari. Arresti domiciliari per l'assessore comunale alle politiche della casa, Ivo D'Agostino, 54enne in quota UDC. Corruzione, concussione, turbata libertà degli incanti, falso e truffa sono le accuse con le quali vengono arrestati il presidente dell'ACA Ezio Di Cristoforo, l'amministratore unico dell'ATER di Chieti Marcello Lancia, il dirigente geometra ATER Ernesto Marasco e Alessandro Faraone e il geometra del settore dei lavori pubblici del comune di Montesilvano, Salvatore Tasso. L'imprenditore aquilano Claudio D'Alessandro, arrestato nel dicembre 2012, decide di collaborare con gli inquirenti e rivela un sistema illecito basato sulla sistematica manipolazione di gare pubbliche espletate tra il 2010 e il 2012, condotte con procedura negoziata per un importo complessivo di 1.600.000 euro. In cambio dell'aggiudicazione degli appalti, l'imprenditore garantiva pagamenti illeciti consistenti in denaro contante o beni immobili oppure assunzioni clienterali. Serrati i controlli della polizia postale, che ad Avezzano arresta un quarantenne che adescava online minorenni che poi faceva spogliare in webcam registrando foto e video. A Montesilvano invece scoppia il caso dei box del sesso, luoghi dove clienti e prostitute possono incontrarsi senza correre rischi e usufruendo di piccole comodità come i bagni. L'idea del sindaco Attilio Di Mattia, che prende spunto dal modello sperimentato nella città di Zurigo per sconfiggere la prostituzione o quantomeno ridurla. Fino ad oggi nessun box è stato realizzato. Sul fronte dei processi post terremoto, il Tribunale Aquilano condanna a 4 anni di reclusione per disastro colposo Ernesto Papale e Carmine Benedetto, rispettivamente direttore dei lavori e direttore di cantiere. Per i due è stata disposta anche l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Per il giudice la progettazione era incompleta. Se il crollo fosse avvenuto in pieno giorno, le vittime sarebbero state 2.000. Anche l'ultimo trimestre del 2013 è segnato da gravi fatti di cronaca, con il doppio femminicidio avvenuto a Pescina e due vittime di pirati della strada. A Montesilvano un imprenditore viene ferito alla testa con un colpo di pistola mentre getta di sera la spazzatura sotto casa. A Chieti per una fuga di gas esplode una villetta, vittima la proprietaria. E poi importanti operazioni nella lotta alla criminalità con il sequestro di 7 quintali di droga e la truffa milionaria smascherata ai danni dello IOR. Nuovo scandalo nella giunta Chiodi. L'assessore regionale alla cultura Luigi De Fanis viene arrestato con le accuse di concussione, truffa aggravata e peculato nell'ambito dell'operazione Ilvate relativa all'erogazione di contributi regionali per l'organizzazione di eventi culturali. Terminerà l'anno ai domiciliari. L'ultimo trimestre del 2013 sarà ricordato anche per i danni causati dal maltempo. Attila flagella la costa e causa l'esondazione di fiumi e torrenti. A Pescara una donna muore annegata in un sottopasso. Ingenti i danni, molti comuni hanno avviato la procedura per il riconoscimento della calamità naturale. Rivediamo i mesi di ottobre, novembre e dicembre. A caratterizzare l'inizio dell'ultimo trimestre dell'anno sono i pirati della strada. Nel giro di pochi giorni due le vittime. A Pescara viene rintracciato e arrestato l'uomo che investì ed uccise in via del circuito la 62enne Caterina Micucci. Si tratta di un medico pescarese 51enne.
All'Aquila una donna di 49 anni si costituisce ai carabinieri dopo aver investito e ucciso un romeno di 27 anni in via Onna. Doppio femminicidio a Pescina, fuori da un supermercato. Un kosovaro 46enne, Velis Elmanai, uccide a colpi di pistola la moglie e una delle figlie. L'uomo avrebbe dovuto affrontare un processo per violenza sessuale, accusato proprio dalla figlia 21enne uccisa. A Montesilvano, agguato in via De Gasperi, un imprenditore 42enne incensurato viene raggiunto alla testa da un colpo di pistola mentre gettava la spazzatura. A lanciare l'allarme un passante che lo ha trovato riverso a terra dietro un cassonetto. A Chieti il gas GPL accumulato nel seminterrato, verosimilmente a causa di una fuga, provoca l'esplosione di una villetta a due piani provocando la morte della proprietaria Anna Rita Del Ponte, 57 anni, illesa la figlia 27enne che si trovava in una stanza al piano superiore. Tanta paura a Pescara per l'incendio provocato da una candela lasciata accesa. Evacuato il terzo piano di uno stabile in via Vespucci, nessun ferito. Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di una donna viene ritrovato su una spiaggia a Vasto. Appartiene ad una donna 75enne scomparsa pochi giorni prima da Potenza Picena. Un pentito di camorra, Pietro Esposito, 47 anni, evade dai domiciliari a Pescara. Sarà rintracciato alcuni giorni dopo a Forlì, si era rifugiato in casa della sorella. Accoltellamento tra romeni a Lanciano, il tribunale mette due condanne a 10 e 8 anni di reclusione a carico dei cognati Narcis Ghinea, 21 anni, accusato di tentato omicidio, ed Elvis Ghinea, 27 anni, condannato per concorso. Non si ferma la lotta alla droga da parte delle forze dell'ordine. La procura distrettuale antimafia dell'Aquila sequestra 7 quintali tra eroina afghana e marijuana. Nell'ambito dell'operazione ellenica, smantellato un internazionale di stupefacenti che aveva la base dello spaccio nel quartiere Rancitelli di Pescara. 71 gli arresti, di cui 43 in Italia. A Vasto 10 persone vengono arrestate con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'operazione vengono sequestrati 5 kg di droga tra cocaina, eroina, marijuana, hashish e metadone. L'organizzazione criminale operava e spacciava nel Vastese con una rete di spacciatori che si estendeva anche in Puglia, Molise e Lombardia. La droga veniva fornita da un clan albanese di Bari che provvedeva ad acquistare la merce nei Balcani. A Lanciano vengono arrestati due coniugi che avevano allestito in casa un supermarket della droga. I carabinieri sequestrano un chilo di sostanze stupefacenti tra eroina, cocaina, hashish e marijuana. A Pescara la polizia smantella invece una gang italo-romena specializzata nello sfruttamento della prostituzione. Chi si opponeva veniva minacciata di morte, vessata, aggredita. 7 gli arresti grazie alla testimonianza di alcune lucciole. Nuovo arresto nell'ambito delle indagini sull'assalto al portavalori di Vasto. Anche il sesto componente del comando, come il quinto, è stato incastrato grazie al DNA rilevato sulla scena del crimine. Le manette sono scattate ai polsi di Emilio Cirulli, imprenditore 38enne di Cerignola. Il bottino della rapina fu di 600.000 euro, 270 dei quali recuperati. Inscenavano falsi incidenti stradali con falsi testimoni, poi la documentazione, ovvero le contestazioni amichevoli, veniva consegnata ad un avvocato affinché seguisse la pratica per ottenere il risarcimento dei danni dalle compagnie di assicurazione. Nel frattempo, un medico compiacente rediceva certificati attestanti i danni fisici subiti dalle presunte vittime. Il meccanismo è stato scoperto dalla squadra mobile di Chieti. 8 le persone domiciliari con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alle frodi e alle assicurazioni. Per una nona è stato emesso l'obbligo di dimora. Una truffa milionaria ai danni dello IOR, meglio conosciuta come Banca Vaticana, viene sventata dalla squadra mobile di Pescara. L'organizzazione criminale commerciava falsi titoli di Stato esteri, 7 le denunce. La banda, guidata da un 43enne pescarese, aveva preso di mira anche Monsignor Cuccarese, già arcivescovo di Pescara Penne, pronto a chiedere un finanziamento a loro, dando in garanzia falsi titoli per costruire un ospedale pediatrico in Palestina. Rubavano identità di persone e società per stipulare contratti e ricevere in omaggio smartphone e tablet che poi venivano rivenduti per un giro d'affari di circa 200.000 euro. Ad essere truffate le maggiori compagnie italiane di telefonia mobile. L'organizzazione criminale è stata scoperta e smantellata dai carabinieri della compagnia di Popoli, che hanno arrestato 7 persone.
L'organizzazione poteva contare su complici in tutto l'Abruzzo e nella provincia di Modena. Grave l'episodio di bullismo nella scuola media Dante Alighieri dell'Aquila. Un tredicenne riporta la microfrattura di uno zigomo, un altro viene malmenato. Ad agire un gruppetto di minorenni che frequentano l'ITIS, due aquilani, un macedone e un romeno. Approfittando dell'assenza dell'insegnante, il gruppetto è entrato in classe iniziando ad impartire ordini agli studenti del tipo «sedetevi, state zitti». E così, quando qualche alunno ha cercato di riprenderli invitandoli ad uscire, i ragazzi hanno preso di mira due studenti, malmenandoli. Dopo la seconda squalifica, il Tribunale Nazionale Antidoping radia il ciclista abruzzese Danilo Di Luca, risultato positivo all'EPO il 29 aprile scorso 2012 durante il Giro d'Italia vinto dal 37enne nel 2007. Si chiude così un'altra brutta pagina di ciclismo. Sul fronte giudiziario, dopo 7 anni, si chiude il processo di primo grado relativo all'inchiesta sulla FIRA che il 27 ottobre 2006 portò all'arresto dell'allora presidente Giancarlo Masciarelli e di altre 10 persone tra dirigenti della finanziaria regionale ed imprenditori ritenuti responsabili a vario titolo di una truffa alla regione e all'Unione Europea da 16 milioni di euro. Il Tribunale di Pescara condanna a 5 anni con l'accusa di associazione per delinquere e truffa aggravata Paolo De Michele, Silvio Cirone, Ivan Marinelli e Giovanni Cirulli a 4 anni di reclusione solo per associazione per delinquere, condannati l'ex direttrice della FIRA Carolina D'Antuono e Pietro D'Arcangelo, 4 anni ma per riciclaggio, anche per l'avvocato Romano Pietro Anello, mentre l'ex assessore regionale alla sanità della giunta di centrodestra Vito Domenici è stato condannato a 4 anni per ricettazione. Condannato a 4 anni anche l'imprenditore di Altino Marco Picciotti che insieme a Domenici, D'Antuono, D'Arcangelo e Anello viene interdetto dai pubblici uffici per 5 anni. L'ex presidente della FIRA Giancarlo Masciarelli aveva già patteggiato davanti al GUP una pena di 3 anni e 4 mesi. All'Aquila il tribunale condanna il responsabile del procedimento di realizzazione del progetto Case, Mauro Dolce, ad 1 anno di reclusione per frode. Sulle palazzine dislocate nelle 19 New Town furono montati isolatori sismici mal costruiti. Emblematica sentenza del Tribunale di Lanciano che condanna a 5 mesi di reclusione un centralinista e un'infermiera dell'ospedale Renzetti che utilizzavano i telefoni dell'azienda per autoricaricarsi, risarcite anche le telefonate effettuate. 8 condanne per quasi 30 anni di reclusione per la bancarotta dell'ex società sportiva Lanciano Calcio, dichiarata fallita il 4 aprile 2008. Il Tribunale Frentano ha condannato tutti gli imputati del processo sul crack da 2 milioni di euro, ritenuti colpevoli a vario titolo di bancarotta, riciclaggio di assegni, truffa, reati fiscali per omessi versamenti IRPEF e IVA. Paolo Di Stanislao, broker romano al quale la famiglia Angelucci aveva ceduto la società nel 2006, viene condannato a 7 anni di reclusione. Insieme a lui condannati anche la moglie Patrizia Bernardi a 5 anni, i legali rappresentanti Paolo Massari a 3 anni e 6 mesi, Alfredo Di Paolo a 3 anni e 2 mesi, Antonio Alimonti, impiegato di banca, a 5 anni e 1.800 euro, Giuseppe Ielo a 2 anni e 1 mese, Gino San Marco a 1 anno e 300 euro di multa. Condannato anche a 2 anni e 6 mesi di reclusione Riccardo Angelucci, accusato di aver distratto fondi per 210.000 euro relativi alla cessione del calciatore Francesco Di Gennaro alla Lucchese nel 2006. Scoppia il caso acqua. Il sistema idrico regionale è al collasso e rischia il tracollo con la privatizzazione in agguato. A lanciare l'allarme troppo tardi il governatore Gianni Chiodi. L'ente più indebitato è l'ACA di Pescara con 105 milioni e una serie di scandali politici alle spalle. Seguono la Ruzzo Reti con 95 milioni, il CAM con 62 e la Sasi con 40. Intanto il nuovo amministratore dell'ACA, Vincenzo Di Baldassarre, comunica ai sindacati la volontà di chiedere il concordato preventivo senza la necessaria delibera formale dei sindaci soci. I sindacati si oppongono perché a loro dire l'iniziativa non risanerà la SPA pubblica e offrirà il fianco alle privatizzazioni. Chiedono quindi le dimissioni immediate di tutti i dirigenti. Un nuovo scandalo investe la giunta Chiodi. L'assessore regionale alla cultura Gigi De Fanis viene arrestato con l'accusa di concussione, truffa aggravata, peculato nell'ambito dell'operazione Il Vate, relativa all'erogazione di contributi regionali per l'organizzazione di eventi culturali. Nello scandalo viene coinvolta anche la sua segretaria particolare Lucia Zingarello. Una dichiarazione della donna, prima ai domiciliari poi all'obbligo di dimora,
rilasciata nel corso di un interrogatorio che avrebbe dovuto essere segretato, appare su Repubblica, Corriere, TGCom 24 e altri organi di stampa nazionali e getta benzina sul fuoco. Pare che tra lei e De Fanis ci fosse una sorta di contratto, 3.000 euro al mese, in cambio di un rapporto sessuale a settimana. All'obbligo di dimora finiscono anche Rosa Gianmarco, responsabile dell'Agenzia per la promozione culturale della Regione Abruzzo, e legale rappresentante di una onlus del Vastese, Ermanno Falone. Secondo l'accusa, De Fanis avrebbe chiesto tangenti per l'organizzazione del concorso internazionale di musica da film Mario Nasce in Bene World e per un evento al Salone del Libro di Torino. Il meccanismo messo in atto sarebbe stato quello di gonfiare le fatture. A inchiodare De Fanis e la sua segretaria anche intercettazioni telefoniche ambientali. E bufera sulla curia aquilana per la ricostruzione milionaria post-sisma degli edifici di culto. Le indagini della procura su un presunto giro di corruzione tra curia, MIBAC e imprenditori portano a nomi eccellenti. Sul registro degli indagati vengono iscritti il parroco delle Anime Sante Daniele Pinton, Augusto Ippoliti, collaboratore del vescovo ausiliare dell'Aquila Giovanni D'Ercole, l'ex vice commissario per la ricostruzione Luciano Marchetti, la dipendente della soprintendenza ai beni architettonici Alessandra Mancinelli, Aureliano Romiti e gli imprenditori Di Giuseppe Di Girolamo, Filippo Marchetti e Graziano Rosone. Commuove tutti l'invito di Papa Francesco a pregare per la piccola Noemi, la bimba di Guardiagrele di soli 18 mesi, affitta atrofia muscolare spinale di tipo 1. Dopo ricorsi e appelli, il Tribunale Aquilano dispone che la bimba venga sottoposta con urgenza l'infusione di cellule staminali presso gli ospedali civili di Brescia con il tanto contestato metodo stamina. Proprio a Chieti, dopo che il TAR del Lazio ha imposto al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin di procedere alla costituzione di un comitato scientifico imparziale per valutare il metodo stesso, tra il papà della piccola Andrea Sciarretta e il Ministro stesso ci sarà un confronto fuori programma, un botta e risposta su stamina durato 8 minuti. Ad oggi la piccola è stata inserita in una lunga lista d'attesa, violando palesemente quanto imposto dal Tribunale. Finalmente vede la luce la Fondazione Mario Negri Sud, ma non cambia nulla, nuova cassa integrazione in deroga e nessun nuovo manager in arrivo. Il direttore scientifico del prestigioso centro ricerche di Santa Maria in Baro sarà ed interim il professor Silvio Garattini, da sempre presidente dell'istituto e presidente del Mario Negri di Milano. L'amministrazione sarà gestita direttamente dagli altri due componenti del CDA, ovvero dal presidente della provincia di Chieti, secondo ente socio Enrico Di Giuseppe Antonio, e dal delegato della regione Abruzzo, terzo ente socio Emilio Nasuti. Ad oggi lamentano i sindacati, il tanto atteso e annunciato piano di rilancio strutturato e dettagliato non c'è. L'ultimo mese del 2013 sarà ricordato soprattutto per i danni causati dalla perturbazione Attila che ha flagellato la costa abruzzese con forti mareggiate e abbondanti piogge. In pochi giorni è caduta tanta acqua, pari al quantitativo che si registra in 3 mesi. L'Abruzzo finisce letteralmente sott'acqua, con case, esercizi commerciali e scuole allagate. Esondano fiumi e torrenti. A Pescara, una donna di 57 anni, Anna Maria Mancini, annega in un sottopasso mentre si recava a prestare soccorso alla madre. Il fiume esonda allagando le golene. 14 le frane su tutto il territorio provinciale. In Val di Sangro, rilascio controllato di acqua dal lago di Bomba, la procedura di sicurezza viene attivata in situazioni di emergenza per impedire che il livello di riempimento del lago salga a 250 cm, quota ritenuta pericolosa. A Monte Silvano e Città Sant'Angelo, evacuate decine di famiglie, assistite in luoghi di ricovero allestite dalle amministrazioni comunali. Critica la situazione anche a Chieti. Oltre a smottamenti e frane, il sindaco fa evacuare in via precauzionale il centro commerciale Megalò a causa dell'esondazione del fiume Pescara, tracimato dagli argini artificiali costruiti per permettere la realizzazione del centro. E si riaccendono le polemiche e le critiche di ambientalisti e Rifondazione Comunista anche in vista della costruzione di Megalò 2 e 3. Diventa sempre più impellente provvedere alla prevenzione del territorio e alla messa in sicurezza dei fiumi. Milionari i danni causati da Attila, molti sindaci che hanno avviato le procedure per lo stato di calamità naturale. Sempre caldo il fronte sindacale, CGIL, CISL e UIL
scendono di nuovo in piazza sotto accusa la legge di stabilità che non taglia gli sprechi nei costi della politica e non trova le risorse indispensabili per far ripartire il paese. In Abruzzo, rimarcano i sindacati, sono oltre 100.000 le famiglie sotto la soglia della povertà. La politica ormai ha perso il senso della realtà. Ma dopo proteste, manifestazioni importanti, polemiche, correzioni ed emendamenti, il Parlamento approva la legge di stabilità e con essa anche le norme che prevedono lo svuotamento delle province e il conseguente commissariamento degli enti. E mentre si attende l'ufficialità della data in cui gli abruzzesi torneranno alle urne per eleggere il nuovo presidente e il nuovo consiglio regionale, il cui mandato è scaduto proprio a dicembre, i dati pubblicati dall'istituto di ricerca Data Media bocciano senza appello il presidente uscente Gianni Chiodi, e lui infatti il governatore italiano con l'indice di gradimento più basso di tutta la classifica. Ed è tutto anche per questo appuntamento con un anno di cronaca 2013. Grazie a tutti voi per essere rimasti con noi e per l'affetto che ci dimostrate ogni giorno e per l'apprezzamento del nostro lavoro e della nostra professionalità. Quindi a tutti voi un augurio di un 2014 davvero strepitoso. Grazie per l'attenzione, a tutti voi un sereno anno nuovo. Arrivederci.